Dopo le avventure vissute con il signor Giuberto nella sua casa al lago, decisi di trasferirmi, traslocare, andare più lontano possibile verso ovest. Ma poco potevo sapere che nel nuovo quartiere dove mi stavo dirigendo per una serena vita, il signor Giuberto aveva il suo maniero principale. Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati su Hello Neighbor! Quanto sono stato felice oggi a scoprire che questo gioco era già stato aggiornato con un aggiornamento enorme! Guardate, la casa del nostro vicino è completamente cambiata! Anche il quartiere è cambiato! E noi siamo arrivati a qui e possiamo esplorare non solo quello che abbiamo visto finora, ma anche un secondo piano, dove a quanto pare ci saranno ancora più altri segreti! Spero meno trollosi di quelli dell'altra volta. Oh! Abbiamo messo la corrente alla nostra nuova casa. Mi fa piacere. Aspetta, una chiave questa servirà sicuramente per aprire la porta della nostra casa. Sono stato contentissimo quando, dopo aver messo il primo video su Hello Neighbor, ho scoperto che a voi questo gioco è piaciuto tantissimo. Anche a me, ma avevo l'impressione che potesse rimanere uno di quei giochi che non vengono sviluppati. Invece, fortunatamente, abbiamo avuto torto, perché questo gioco ha già avuto un aggiornamento. Ok, devo fare un pisolino, perfetto, tutta la roba. Ah, mi sono appena trasferito, com'è bello questo nuovo quartiere. Mi sembra che qua avrò una vita meravigliosa. Sono sicuro che il mio vicino fa anche un'ottima marmellata di fragole. Peccato che non sono fragole, sono sangue. No, scherzo. In realtà non so se è un pazzo omicida o chissà che cos'altro. Una cosa è certa, questa è la nostra prima notte in questo vicinato e non dobbiamo lasciarci sfuggire l'opportunità per andargli a fare una visita di cortesia. Buon salve, vicino! Sono arrivato qui. Mio Dio. Oh mio Dio, se è possibile questa casa è diventata ancora più creepy di come era prima. Questo è il portone. Che cazzo era quel rumore? Ah! Ma vaffanculo! Maledetto, da dove cazzo è uscito? Cioè, poteva aprire la porta, che cazzo di bisogno aveva di sfondare la finestra per entrare? Brutto idiota! Va bene, allora manteniamo la calma, ci sono un sacco di cose nuove, dobbiamo scoprire come funziona adesso, perché noi eravamo abbastanza esperti, ma ora è tutto cambiato. Che cazzo sono sti rumori che provengono da lì dentro? Maledetto mostro. Sono sicuro che l'hanno dotato di nuovo... Eccolo! Eccolo là, lo vedo. Cos'è questa, ad esempio? Possiamo togliere l'energia elettrica a casa sua. Ma perché ha un treno che viaggia intorno a casa sua? Ma che diavolo fa sto vicino? Ma è impressionante. Oh, guardate qua. Perfetto, abbiamo trovato un accesso alla sua casa. Ragazzi, come al solito, mi raccomando, conto su di voi se volete che la serie su questo gioco continui. Dobbiamo superare i 20.000 pollici in su. Dobbiamo riuscire ad arrivare al piano di sopra. Vai a fancuore, non mi prenderai mica così facilmente. Pensi che sia così facile acchiappare il mastro della fuga, ma ti sbagli di grosso. Dai! Ma dai, ma che stronza... Oh. Guardalo! Guardalo come... Allora adesso c'è qualcosa! Perché c'è stato un incidente dentro la sua E perché lui è uscito tutto contento camminando così? Che diavolo è successo lì dentro? Questo è strano, ma tanto strano. Prendo un pallone e un paio di binocoli. Ma che diavolo è successo lì dentro? No, c'è anche il binocolo. Guarda che spettacolo, possiamo spiarlo dalla distanza. Brutto maledetto, vicino maledetto. Ecco le scale. Zitti, queste erano bloccate l'altra volta. Ma... Oh mio Dio! Ma lì c'è uno squalo! Ragazzi! Sono abbastanza sicuro che questo non c'era la volta scorsa. Ma come fa a tenere uno squalo al piano di sopra di casa sua? Ma è impossibile! Mi devo buttare. Ah! No, speravo che lo squalo mi mangiasse, no! No, però è spettacolare. Ci devo riandare. Dobbiamo scoprire qual è il segreto del piano di sopra con lo squalo. Lì deve essere nascosto qualcosa di importante. E sono sicuro che il modo di entrare... Guarda! Ha messo una telecamera di sicurezza alla finestra dove siamo entrati. Oh, Lo squalo mi ha bersagliato. Guarda come gira. Mi sento al centro di una battuta di caccia. No. No, madonna, ma dai, ma è impossibile. Come fai? Cioè voglio arrivare di là, ma è troppo. Forse se ci portiamo... Ho capito. Una scatola, più di una scatola. E una sedia. Se ci portiamo queste cose... Ehi. Ehi, là fuori. E allora? Rientrare in casa? Ti sto guardando, sai? Ti tiro la sedia qui. Rientra in casa, bene. Stai attento, sai, perché anche io ho un terribile segreto. Mi piacciono le barbabietole. Ma dai, ma se non mi prende uno, mi prende l'altro. Ok, ma basta, non ci voglio andare più nella stanza dello squalo. Non è vero, ci voglio andare ancora. Sì, ma è impossibile. Ehi! Smettila di vedermi, maledetto, ti morissero tutti i familiari. Sei da solo, per forza sei un mostro, perché nessuno ti vuole. Ma poi come cazzo ha fatto? Cioè, noi abbiamo giocato a sto gioco 2 giorni fa. In 2 giorni questo qua si è costruito un maniero. Si è costruito. Ti rompo i vetri così impari, perché in realtà... Mamma mia! Come si è incattivito con questa musica. La maremma! Che cosa è successo? Ho rotto un vetro. Non è che ho ammazzato la regina d'Inghilterra. Calmo! Ma ti sei indemoniato, datti una tranquillizzata, stai sereno. Era uno scherzo, ho fatto un prank. Vabbè però, ma allora rompi proprio. Vabbè, ti martello, madonna, ti rompo il culo. Hai rotto anche il cazzo però, Cioè, è diventato una belva. No, cioè, già la volta scorsa era abbastanza difficile, ma stavolta è impossibile fregarlo. Ma l'hanno doppato. È diventato impossibile. Tira le trappole pure. Ma vai a fanculo. È diventato Terminator. Guardalo. Cioè, ma non sono manco arrivato, già che mi vedi. Guardalo. Che cazzo fai? Hai messo un'altra trappola. Perché non ce n'erano abbastanza, vero? Maledetto. Oh, basta però. Ancora. Dai, ma che cazzo c'è? Cosa gli è successo? Ma è diventato un malato. Ma lo lascio sfogare. Sto qua mezz'ora. Dai, esci, fai quello che... non venire, Oh, sono a casa mia. Ti ammazzo. Non venire. Cioè, questo qua si è impazzito. Ha messo 2 telecamere, 2, in quella finestra. Ha riempito di trappole. Ne ha messa anche una, secondo me, sul cesso. Si è messo una tragliola per orsi sul water. Sto pazzo. Ancora, ma che cazzo esci? Cioè, esci a controllare. E io passo da qua e ti fotti. Vai a fanculo, maledetto pazzo. Ecco. Esci a controllare. Tanto sono qua. Cioè, è diventato un malato. Proviamo a entrare da qua, magari. Oh, basta però, Oh. Vai, siamo riusciti a entrare. Ci voleva. Cosa cazzo è questa roba? Ha una... No, tanto ormai ho visto. Non puoi più... Cioè, ho visto. Lì c'era una bara. A parte che lui si è venuto, non poteva neanche sapere che io ero là. Ma c'era una bara, una tomba in casa sua. Forse possiamo trovare una pala e scoprire chi è seppellito là sotto. Oh, ma vogliamo davvero farlo? Facciamolo calmare. Ok, lui è fomentato come una faina ubriaca. Facciamolo calmare. Ok, io sono nel tuo armadio. Tu non puoi sapere che io sono nel tuo fottuto armadio. Quindi dimenticati di me e calmati. Fatti un caffè, bevi una tisana, vai al bagno, scoppiati 2 o 3 tavole per orsi che ti piacciono tanto, ma non venire da me, maledetto Giuberto. Ma allora però, ma si vedeva lontano 1 miglio che stavi aspettando solo a me. Si vedeva. Sei uno schifoso, fai schifo, Giuberto. Guarda. Ho preso la trappola. E mi son buggato. Aiuto! Giuberto, mi sono buggato in casa tua! Ma allora! Ma sei diventato un orco! È uscita fuori la sua vera natura, quella di un mostro sovrannaturale! Preferivo il vecchio signor Giuberto, quello che aveva un sottoscala segreto e niente più! Almeno riuscivo a entrare in casa, fregargli le caramelle dal vassoio sul salotto! Potevo fare il cazzo che mi pareva col vecchio signor Giuberto! Il nuovo signor Giuberto è un folle, un pazzo scriteriato, un... essere abominevole dalle capacità soprannaturali di fiutare se entri in casa sua al minimo istante. Come diavolo fa? Se riesco a entrare qui nella sua stanza. Non ci riesco. Toh, c'è la pala, quindi si può. Vedi, vedi, c'è la pala lì, quindi si può disseppellire. Dio santo, ma non si riesce perché lui è troppo rapido. Sicuramente lo volevano più difficile di come era prima, perché effettivamente per me è stato abbastanza facile riuscire a entrare e a fare i miei porci comodi in casa sua prima. Ma forse ora è un po' troppo difficile. Che hai fatto? Ti sei andato nella tua... Guardalo che cretino, è andato nella sua stessa tagliola. Ne ha messe talmente tante che non riesce a evitarle neanche lui. Che io non posso entrare in quelle stanze finché non ho magari fatto qualcosa prima, che lui automaticamente, metti caso, ha un allarme, quindi sa quando io entro in una di quelle stanze, quella con lo squalo oppure quella con la bara, e quindi mi blocca. Però comunque sembra veramente troppo intelligente, cioè è incredibilmente intelligente. Ok, imparare dai miei errori, ma cioè, dammi comunque una speranza. A lui non dovrebbe fregargliene un cazzo, ma viene lo stesso, viene! Dai, sei un cagacazzo, Giuberto. Me sono entrato nella trappola. Quando sei una merda di Giuberto, quando fai schifo, lo devi dimostrare. Ti pareva. Dai, vabbè, boh, ragazzi, io non so cos'altro fare. Abbiamo visto la nuova casa del signor Giuberto. È molto bella, a quanto pare è a prova di zanzara. Cioè, non ci può entrare neanche una fottuta zanzara in quella casa, talmente l'ha rinforzata. Cioè, io non lo so, se arriviamo a 20.000 pollici in su, vi prometto che cercherò di allenarmi e riuscire a entrare nelle stanze segrete. Finalmente ci proverò e spero di riuscirci. Per questa volta comunque è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e vi auguro una buona giornata. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi. Lion out! Giuberto, ti odio a morte!